Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Assigeco Piacenza su Radio Sound e lo facciamo con Federico Bonaccini. Ciao e benvenuto sulle nostre frequenze. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Federico, partiamo dall'ultima partita, match contro Chiusi, match tirato come quasi tutti in sostanza nel campionato dell'Assigeco, purtroppo però ancora una volta il finale non vi ha sorriso. Diciamo che è stata una partita difficile. Siamo stati punto a punto tutta la gara, fino ad arrivare ai dettagli finali in cui noi siamo riusciti a mettere la testa avanti a 5 secondi dalla fine e poi sull'ultima rimessa loro sono riusciti a fare il canestro del pareggio e quando siamo tornati dentro per l'overtime non siamo riusciti a trovare continuità e niente, sono riusiti a imporre il loro gioco e in un campo difficile come quello abbiamo rimesso, quindi niente, abbiamo perso. Senti, sono già un po' di partite che purtroppo finisce male il testa a testa finale. Ti chiedo, è solo sfortuna oppure magari subentra un po' di tensione, un po' di paura? Dimmi tu. Tensione, paura, cioè non, no, nel senso fanno parte del gioco, non credo che sia quello. Sono dettagli, è concentrazione. Sono cose che dobbiamo migliorare, comunque siamo un gruppo nuovo e diciamo che nell'arco di queste 10 partite ne abbiamo perse diverse sul finale, quindi dovremmo metterci più attenzione, dovremmo studiare qualcosa di meglio da fare negli ultimi minuti e cercare di gestire questi ultimi periodi di gioco in un modo migliore, cercando di cambiare qualcosina. Un'ultima domanda su quello che invece sarà il prossimo turno: giocherete in casa contro Orzi Nuovi domenica alle ore 18 al Palabanca. E che partita dovrete fare e soprattutto cosa dovrete limitare in particolare di Orzi Nuovi? Ma sicuramente per noi è una partita fondamentale perché ci servono due punti per forza e quindi cercheremo di imporre il nostro gioco, la nostra intensità, che è quello che ci rappresenta. E diciamo che nella loro squadra hanno Mayfield che è la loro bocca di fuoco, quindi sicuramente un occhio d'attenzione andrà su di lui e niente, dovremo fare una grande prova difensiva e basta, proveremo a portare a casa i due punti perché per noi sono oro in questo momento. Una partita che seguiremo in diretta su Radio Sound domenica a partire dalle ore 18 a Assigeco contro Orzi Nuovi. Nell'attesa di raccontarvela, grazie a Federico Bonaccini per essere stato con noi e un grosso in bocca al lupo per domenica. Grazie a voi e a presto.